Partiamo, buonasera, grazie per essere intervenuti in questo appuntamento ormai tradizionale di fine agosto. Stasera, per non essere ripetitivi, abbiamo provato a trovare un'altra declinazione per raccontare, per meravigliarci, per sorprenderci, per familiarizzare con il nostro Rosone in particolare, ma contemporaneamente con la galassia dei rosoni pugliesi per il momento. Probabilmente in prospettiva arriveremo a parlare anche dei rosoni del Mediterraneo, però dobbiamo prima conoscere bene i nostri e poi faremo anche il salto. Con me questa sera dialogheremo e proveremo a confrontarci con Gian Domenico Vaccari, già sovrintendente del Petruzzelli, attualmente direttore artistico del Politeama greco di Lecce, mentre noi racconteremo i rosoni, mettendoli in corrispondenza, abbinandoli, provando a leggerli attraverso dei compositori. E quindi protagonista stasera sarà la musica da un lato, l'architettura dall'altro. Contemporaneamente avremo la pittura, perché Daniela Saviani sta realizzando in tempo reale la sua interpretazione, la sua lettura del nostro, una sua lettura del nostro Rosone. Anche questo momento è diventato tradizionale. L'anno scorso, vi ricordate, c'era un altro artista che ha utilizzato gli acquerelli, dicemmo l'anno scorso anche i vinelli, perché l'anno scorso il colore all'opera realizzata l'ha dato un nero di Troia. E per completare dal trittico, passare al tetramorfo, che è un altro termine usuale alle nostre presentazioni, avremo anche la poesia, che si incrocia con architettura, pittura e musica. Prima di iniziare, però, penso che l'onore di casa è per i saluti istituzionali. Eccolo là, l'assessore, il dottor Aquilino, Fausto Aquilino, che ringrazio per l'ospitalità, ringrazio lui e ringrazio l'amministrazione e per l'accoglienza. Stasera, tra l'altro, non ci siamo fatti mancare nulla, perché subito dopo di noi c'è uno spettacolo musicale in piazza e contemporaneamente c'è una sagra. Siamo ricchi stasera, serata ricca. Non ci siamo fatti mancare niente, anche la cotta cotta, perché non lo voleva dire, era la sagra della cotta è cotta. l'unica cosa che io non mangio, quindi. In questo non potevamo che essere amici, Antonio. Io ringrazio Antonio Gelormini chiaramente perché ci ha regalato in questo programma estivo più di una serata, più di cose diciamo interessanti, a cominciare dalla prima serata con Vino Patruno e poi via via. E sono con Gian Domenico Vaccaro, certo, e quindi che cos'altro posso dire? Posso dire che l'amministrazione, oltre a portare i saluti, è sicuramente, come dire, contenta e soddisfatta di quello che è stato il lavoro fatto e speriamo che ovviamente in seguito ci potremo riproporre, anche perché è nostra, come dire, idea, abbiamo questo progetto di aggiungere sempre più contenitori culturali, attività culturali, per dare poi a questa città ancora una volta di più, quindi quei valori e quelle essenze che ci caratterizzano per i nostri, diciamo, per le nostre serate, per il nostro vivere bene, per il nostro godere della nostra città, dei nostri gioielli e dei nostri amici. Grazie. Grazie Fausto, vi faccio notare solo una cosa, non è stata voluta, però è rigorosamente bianconera la serata. A parte gli scherzi, lasciatemi iniziare questo appuntamento. Io ho voluto che quella sedia rimanesse vuota. È difficile, perché volevo
che questa serata iniziasse con il ricordo di un amico che ne abbiamo ricordato un altro una settimana fa. Lui era troiano, abbiamo ricordato, se qualcuno non c'è stato, Alessio Viola. Ma stasera voglio ricordare un amico che era puntualmente presente a tutti i nostri appuntamenti di fine agosto. Sto parlando di Leo Chiarino. Era l'amico del quale, mi ripeto su questa cosa, è l'amico del quale ho sempre avvertito, dico sempre, il fiato sul collo. Era il mio amico non di banco, ma del banco dietro di me, quindi l'ho avuto sempre alle spalle e il suo fiato ce l'avevo sul collo per 5 anni di Giannone alla ragioneria a Foggia. E Leo era puntualmente presente, lui e la sua famiglia. Io ringrazio stasera sia Raffaele che Milena che hanno voluto raggiungerci per la serata. Ho recuperato dall'amico Nicola un lavoro che aveva realizzato Leo sul rosone, ispirato dai collage, che lui era la sua tecnica. Leo utilizzava il collage e la pittura, preparava un sottofondo con ritagli di giornali, con le notizie che inerenti il soggetto protagonista del quadro, e poi elaborava la sua pittura su quella traccia fatta da collage e da ispirazioni a volte anche letterarie. E mi sembrava, come dire, un buon alter ego al rosone che sta realizzando Daniela lì sulla destra, avere il rosone di Leo qui sulla sinistra. E a proposito di Leo, pochi minuti, proviamo a ricordarlo. Abbiamo detto che stasera fa da protagonista la serata anche la poesia, e l'altro moschettiere che dialogherà con noi e che presenterà i suoi versi è Franco Leone, che voi conoscete già, perché anche lui è un abitué di questi appuntamenti in piazza. Ma per ricordare Leo ho chiesto a Milena, che anche lei si diletta col comporre versi, di darci due dei suoi componimenti per provare in qualche maniera a rendere lungo il ricordo di Leo. E per farlo ho chiesto a Mauro Mazza, quella che sarà, ve ne accorgerete fra un po', io la chiamo la voce dei rosoni, perché con lui ci eravamo già conosciuti un po' di tempo fa. Mauro Mazza ha radici nostre comuni, perché è nato e adesso è tornato a vivere a Lucera, e quindi è un dauno per eccellenza. Con lui spero di poter realizzare un altro piccolo progetto, che è quello di dare luce, fare il contrario. In genere sono i rosoni, lo diremo fra un po', lo esamineremo raccontando dei rosoni. I rosoni assorbono e filtrano la luce, noi proveremo invece a dare luce ai rosoni attraverso un progetto che realizzerà una serie di cosiddetti spettacoli di una mezz'oretta ogni sera da affidare ad ogni comune, ed è un suoni e luci su ogni rosone, in maniera tale che i turisti che passano possano avere un appuntamento fisso durante le settimane dell'estate per saperne di più, per apprezzarle meglio, per stupirsi ancora meglio, ancora di più di fronte ai nostri rosoni. E la voce dei rosoni sarà quella di Mauro Mazza. Gli ho chiesto proprio stasera, lui sembrerebbe contento di questo ruolo. Mi direte voi dopo se la scelta è stata quella giusta, oppure magari dobbiamo provare a correggere. Vai Mauro. Grazie, io gradirei cortesemente raggiungere la luce e darvi la possibilità, nel mentre leggo, di guardare il rosone. Grazie. Artefice. Piegare il destino a volte
è solo imparare a impiegare in modo più fino il sangue della propria giugulare. Usare il nero inchiostro della nostra pupilla non a macchia a creare un mostro, ma in fili sottili dove nuova trama sfavilla. La grana grossa, la carta delle mani può scrivere fino la tua prossima mossa, impostare i tuoi panni per nutrire amori, idee e pensieri, finalmente più veri, sogni da vivere con mani più reali. Poeta di questo mondo, non hai altra recita che le tue scelte a tutto tondo. Respira e segui la tua scintilla. Milena, questa è Milena, poi c'è l'altra ancora. Lasciami. Lasciami il calore di una speranza in questo surreale silenzio, che va davanti a passi di danza, a tutto, ma non a lei rinunzio. Lasciami di un sorriso la bellezza a sicura distanza e della musica la carezza, il cielo intero in una stanza. Lasciami gli applausi e le voci della gente sui balconi, le accese finestre, le luci, di vita i suoni. Lasciami l'odore di appena sformato che le porte oltrepassa, il profumo buono di un neonato che non ricorda per le narici di passa. E lasciami l'amore vissuto sognato che fa volare le ore in questo tempo non voluto, ma pur sempre donato. Grazie Mauro. Mauro tornerà fra un po' perché ci deve recitare una sorta di preghiera laica che si incunea, si incrocia, si incastra nella narrazione che facciamo, che faremo questa sera. Il ricordo di Leo credo che rimarrà, noi lo riprenderemo, Leo sarà sempre qui con noi in queste serate, non solo oggi, non solo stasera, ma anche prossimamente. Allora, entriamo nel vivo. Il progetto dei Rosoni, lo dico rapidamente, facciamo un breve sunto, mira a far riconoscere tutti i Rosoni di Puglia come patrimonio UNESCO. L'abbiamo detto, lo ripetiamo per chi non c'era prima, chi non c'è stato le altre volte, perché i Rosoni di Puglia, perché in Puglia c'è una sorta di concentrazione unica di stili diversi, di epoche diverse, che altrove non c'è. In altre zone, in altre aree, in altri ambiti, i Rosoni si caratterizzano per una sorta di appartenenza più tipica. Se andiamo in Sicilia è soprattutto barocco, se andiamo nel nord Europa è soprattutto gotico. La concentrazione nella zona pugliese di tutto l'arco temporale che presenta produzione di Rosoni, tardo romanico, gotico tutto intero, primo barocco, e ne fa un ambito particolare, un ambito unico, ed è il motivo per cui abbiamo proposto il riconoscimento per i Rosoni di Puglia. Non è detto che non si arrivi ai Rosoni del Mediterraneo, ma come dicevo poco fa, la strada io mi auguro sia il più lunga possibile, perché questo vorrà dire che le comunità locali riusciranno ad avere più consapevolezza del patrimonio che hanno a disposizione, del patrimonio che ci è stato lasciato, di qualcosa che conosciamo poco. Anche questo l'ho già detto, lo ripeto, è l'unico posto qui a Troia dove non posso rifare il giochino che bene o male è l'esordio delle presentazioni del progetto quando vado in giro per i vari comuni, dove la prima domanda che faccio a tutti è: quanti raggi ha il vostro rosone? E li vedi tutti smarriti, tutti persi, nessuno che riesce a rispondere. L'unico posto dove questa cosa io non la posso fare è qui a Troia, probabilmente perché è l'unica cosa che i troiani sanno, quello di avere un rosone a 11 raggi. Poi i perché, i come, lascia il tempo che trova, però l'unica cosa che sanno è che è a 11 raggi, quindi a Troia sto giochino non lo posso fare. Però questo testimonia la mole, la quantità di lavoro che c'è da fare, e quindi più sarà lungo il percorso,
più questo dialogo con le comunità locali e questo processo di crescita delle comunità avrà la maturazione lenta necessaria. La medaglia ci interessa relativamente. Arriverà quando sarà. Tra l'altro tenete presente che in Puglia già da tempo Lecce cerca di avere il riconoscimento per il barocco leccese e non ce la fa. Monte Sant'Angelo ci ha provato per tanto tempo e c'è riuscita solo quando è entrata nel percorso Longobardorum, e non nascondo che la stessa UNESCO è un po' restia ad avere sempre la Puglia, perché la Puglia c'è già, la Stel del Monte, c'è Alberobello, c'è le Faggete, c'è il percorso del Longobardorum di Monte Sant'Angelo, c'è Matera a due passi, anche se non è Puglia ma è Basilicata, insomma la zona è ad alto tasso di presidi UNESCO, e quindi bisognerà rompere alcune diffidenze, se vogliamo, o resistenze più che diffidenze, e il mio obiettivo, non lo nascondo, è piuttosto ambizioso. Io vorrei quasi che la presentazione di quella che è la formalizzazione della richiesta, non dico che sia diventi superflua, ma se riusciremo al coinvolgimento delle comunità, come la stessa UNESCO si augura da tempo e che non è mai quasi riuscita ad ottenere, cioè quella di far sì che il riconoscimento dato mettesse in pratica dei processi di coinvolgimento delle comunità locali, che invece è venuto sempre, che non si è mai realizzato. Percorrendo la strada al contrario e facendo in modo che avvenga prima il processo di consapevolezza e poi eventualmente la richiesta, beh, probabilmente la richiesta potrebbe arrivare anche quasi come laurea honoris causa, un riconoscimento in virtù del tipo di lavoro che è stato fatto. Ed è il motivo per cui io dico: più lungo sarà il processo, il percorso, meglio per tutti. Stasera aggiungiamo un'altra tessera. Io utilizzo questi appuntamenti qui a Troia un po' come palestra, un po' come prototipo, un prologo per poi riproporre quello che facciamo qui a Troia anche altrove, così come mi capita di portare a Troia quello che presento altrove. Quindi stasera l'abbinamento dei tre rosoni portanti, l'asse centrale del progetto. Il progetto si sviluppa avendo un asse centrale con i tre rosoni territorialmente equilibrati: al nord il rosone di Troia, al centro della Puglia quello di Ostuni e al sud in Salento quello di Otranto. Su quest'asse se ne innestano altri 33, che sono i testimonial di questo progetto. L'obiettivo, abbiamo detto, invece è quello di farvi conoscere i rosoni di Puglia e non solo questi 36 come patrimonio UNESCO. E quindi stasera abbineremo i tre rosoni portanti a tre compositori. In pratica proveremo a dare senso al perché abbiamo abbinato e abbiamo voluto anche come sorta di payoff che accompagna il logo dei rosoni di Puglia, uno degli endecasillabi della Divina Commedia, perché le relazioni tra i rosoni e la costruzione della Divina Commedia, l'abbiamo già vista negli appuntamenti precedenti, è continua. Stasera scopriremo altri risvolti, e soprattutto perché cantare la luce attraverso la poesia, ma stasera lo faremo anche attraverso la musica, e quanto di più naturale ci possa essere. Partiamo esattamente dall'endecasillabo, un verso di 11 sillabe. Mi serve questo per creare il trait d'union. Per chi è stato già agli appuntamenti precedenti, questo passaggio si ripete, per chi non c'è stato sarà nuovo. Ma l'endecasillabo, il verso di 11 sillabe, tanti quanti sono i raggi del rosone che avete di fronte, è quel verso
attraverso il quale Dante raggiunge una sorta di meta, di ambizione, quella di dare ritmo e quindi musicalità alla composizione, al verso. Dante Alighieri era infatuato quasi da un personaggio che era a lui precedente di 2-3 secoli, se non di più. Si chiamava Guido d'Arezzo. Diventa d'Arezzo perché viene in qualche maniera adottato in quel di Arezzo. Era di Codigoro, una località nella zona dell'Emilia, tra Ferrara e Ravenna, ed è quello che ha segnato una sorta di svolta in quello che era il linguaggio e che era ed è tuttora il linguaggio universale per antonomasia, la musica. La musica all'epoca era segnata da alcuni pallini, erano quadrati ma erano dei pallini, i neumi, e a seconda la posizione più alta o più bassa aiutava il lettore o il cantore ad avere dei toni più alti o più bassi man mano leggeva cantando il salmo, il passo, quello che aveva di fronte. Guido d'Arezzo è quello che dà la svolta, è quello che trasforma quel linguaggio universale in una sorta di codice di lettura comune a tutti, e quindi dà vita al tetragramma, uno schema a quattro righe, che poi sarà invece integrato col quinto, sarà il pentagramma, e dà anche dei nomi a queste palline che vengono posizionate, che sono le note. Nomi, lo vedremo in un'altra occasione, anche quella è una cosa suggestiva, affascinante, da scoprire da dove è stato tratto l'origine del dare i nomi a queste note. Vi dico solo che l'ultima, il sì finale, era la firma del passo da cui sono state tratte gli incipit per dare il nome alle note, era Sante Ioannes, S-I diventa il sì finale. Dante Alighieri vuole realizzare nella scrittura, nella letteratura, nella poesia, quello che Guido d'Arezzo era riuscito a fare nella poesia, e individua nell'endecasillabo, e adesso vedremo perché individua nell'endecasillabo, lo strumento per realizzare quel sogno. Abbiamo detto che l'endecasillabo è un verso, questa è la parte che chi c'è stato già dovrebbe ormai quasi conoscere a memoria, e ripeteremo all'infinito perché è una cosa talmente bella che va ripetuta, è come quando uno ama qualcuno che continua e ripete sempre amore, 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 ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Noi ripeteremo all'infinito questa composizione dell'endecasillabo, che è un verso in realtà di 12 sillabe, perché nel mezzo del cammino di nostra vita, contatele, sono 12 le sillabe. Solo che ci racconta Trifone Gargano, quando ci presenta la Divina Commedia, il poeta è capace di ridurre da 12 a 11 quel verso, e fare in modo che, poiché il verso è formato da un settenario e da un quinario, o viceversa, da un quinario e da un settenario, e 7 e 5, o 5 e 7 fanno 12, per il matematico resta tale, per il poeta è quello che riesce a ridurre quel 12 in 11. E con la liaison, trasformando cammino in cammin, la parola cammino, tre sillabe, diventa cammin, le sillabe scendono a due, il totale da 12 lo porta a 11. Nel mezzo del cammin di nostra vita diventa l'endecasillabo dantesco.
era 12, l'ha ridotta a 11. E abbiamo detto che 7 più 11 per il matematico fa 12, per il poeta fa 11. Una cosa che la nostra cattedrale aveva testimoniato, chi ha costruito la cattedrale, l'ha fatto inconsapevolmente secondo me, però a noi, come dire, interessa e fa piacere sottolinearlo, perché Dante realizza questa cosa quando scrive la Divina Commedia, 1304-1310, la cattedrale è del 1119, due secoli circa prima. Due secoli prima, quest'idea che 7 e 5 non fa 12, per i poeti fa 11, era già scolpita nella pietra, perché sotto il marcapiano avete quanti archi ciechi? Li contate? Chi ha il coraggio di quanti? Contate le pietre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7, sono 7. E quanti sono invece i pinnacoli che avete su in alto? 5. 7 più 5 dovrebbe fare 12, e invece al centro avete un rosone di 11 con 11 raggi. Questa cosa che Dante aveva, qualcuno mi può aiutare a distribuire, perché non lo potevo fare prima, se no scoprivo il giochetto. Oppure se ve le passate, vedete un po' se riuscite, se non basta non ne prendiamo altri. Proviamo a verificare che cosa dà a Dante lo spunto per far sì che potesse scegliere l'endecasillabo come lo strumento musicalmente più adatto alla poesia per rendere il verso e la recitazione non una cantilena. Anche qui Trifone Gargano ci invita a pensare il verso pari, il verso 12, ci porta verso la tiritera, verso la cantilena. Fratelli d'Italia, d'Italia se destra, del demo di Scipio se cinta la testa. È la cantilena. Il verso dispari invece mantiene la vivacità. E da dove Dante trae lo spunto per individuare l'endecasillabo come verso più musicale? Io vi ho fatto distribuire in questo momento la tastiera di oggi di un pianoforte, un tempo di altri strumenti, il clavicembalo, la cosa, però era una tastiera. E sulla tastiera il pianoforte ha attualmente, pianoforte classico, 88 tasti, 8 volte 11, che però è la risultante di 7 volte 12 più un'integrazione, che sono il tasto da un lato in più e i 3 da un altro lato. Ma la base della tastiera, quel 7 volte 12, che poi si tradurrà in 8 volte 11, la fase che si ripete è quella che io vi ho evidenziato con l'evidenziatore, e cioè i 7 tasti bianchi delle 7 note musicali, delle 7 note musicali, do, re, mi, fa, sol, la, si, e i 5 tasti neri dei semitoni, dove se ci fate caso, tra il, aiutatemi nella memoria, tra il si e il la, e tra il si e il la, o tra il fa, dovrebbe mi fa si, tra il mi e il fa, pardon, tra il mi e il fa non c'è semitono, sono due tasti, c'è la ripetizione di due tasti bianchi, quella ripetizione, se volete idealmente, non è altro che quel petalo sovrapposto. Noi abbiamo detto più volte che questa suddivisione in 11 raggi è la sommatoria di due stelle di Davide, che fanno 12, e dove una che ruota verso l'altra fino a quando un petalo non si sovrappone all'altro, perché quel petalo sovrapposto è quella liaison del verso che porta da 12 a 11 l'endecasillabo, e che testimonia sincreticamente il legame tra la tradizione ebraica e quella cristiana. Le due stelle, una a 6 punte e una a 5 punte, una alla tradizione ebraica, l'altra alla tradizione cristiana, sono intimamente legate
da quel petalo sovrapposto, esattamente come sulla tastiera i due tasti bianchi senza semitono sono uno dopo l'altro, e quella impostazione derivata da quella che è stata la rivoluzione di Guido d'Arezzo, a mio parere, diventa la base per individuare nell'endecasillabo, un verso di 12 sillabe, ma che poi viene ridotto a 11, esattamente come sulla tastiera aveva immaginato e teorizzato e poi messo in pratica Guido d'Arezzo. Ed è il motivo, a questo punto, per il quale l'abbinamento, questo ce lo spiegherà fra un po' Gian Domenico Vaccari, l'abbinamento tra questo rosone, il nostro rosone, e un compositore come Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, non perché siamo egocentrici, ma perché la ricchezza del rosone, la varietà di quella ricchezza ci riporta alla fantasmagoria, se volete passatemi il termine, mozartiana. E se pensate che la composizione che abbiamo voluto stasera farvi ascoltare come primo pezzo è la sonata per pianoforte che porta un numero, io non lo so, a volte la vita ci si mette, no? Però uno la va a individuare, ed è la sonata numero 11, che il quello che poi ha composto il catalogo mozartiano, von Kochel, va a incastrare nel K331, porta un altro, oltre ad avere il nome, porta un titolo che è il terzo tempo di questo concerto, è un rondò, è il rondò alla turca, e che è passato poi alla storia comunemente come la marcia alla turca. Esempio di artigianalità araba, su dettami da Antico Testamento, quindi di radice ebraica, incastonata all'interno di una facciata romanico-gotica di una chiesa cristiana. Il messaggio ecumenico è straordinario. La combinazione casuale, se volete, lo è altrettanto, ed è il motivo per cui, quando me l'ha fatta ascoltare per la prima volta, a volo ho detto: tu, se puoi, devi venire a Troia, perché questa preghiera, che è una preghiera, ci dici tu, una preghiera è tua o è recuperata a livello locale? È una preghiera mia, perché sono amante di Federico II e della storia dei Saraceni e di questa bellissima piana che è il Cavaliere delle Puglie, di questi bellissimi paesi che la circondano, come tante piccole gemme che vanno, secondo me, portate a conoscenza di tutti. Quando l'ho fatta mi sono talmente emozionato che non riuscivo a capire se è una cosa che mi era venuta dall'alto o mi era venuta da dentro. Però beh, intanto, ecco, già mi emoziono adesso. Beh, intanto ve la faccio sentire, poi dopo ci direte voi. Questa preghiera, comunque, è perché questi saraceni che vennero qui deportati, ma più che altro accompagnati, direi io, fecero grande questa zona, con l'agricoltura, con il ceramico, con gli arazzi, e furono anche dei grandi arcieri, anche sanguinari, ma dopo, ma erano bravi, e quindi chiesero a Federico II di professare un credo, e Federico II gli disse: ma perché no, d'altronde è un credo, i credi sono importanti, ognuno prende il suo, l'importante è che sia un credo fatto col cuore, con la fede, che non vada a cercare di limitare l'altro, quindi a combattere l'altro, questo mai. E questa storia, secondo me, ha accomunato una città che è quella di Lucera, ma secondo me anche tutte quelle altre che sono intorno. La preghiera. Quando si chiedarono gli animi e i saraceni tutti deportati a Lucera riconobbero il Federico II, il proprio re, ebbero in dono poter professare quel credo particolare all'epoca. Liberati da ogni schiavitù, fecero grande Lugarà, la città saracena per antonomasia, ricca, possente e osannata. Da allora, nella città dal nome tipicamente arabo, ancora oggi a est, verso la Mecca,
della moschea del tempo. È come risentire l'alterazione difesa da due gargoyle, la voce del muezzin, che chiama tutti a raccolta. Da un momento di preghiera, anche i cristiani, come nel verso per ringraziare quel giorno proprio Dio. Vorrei ripeterla perché mi sono emozionato, perdonate. Quando si vedevano gli animi i saraceni tutti deportati a Lucera, riconobbero di Federico II, il proprio re, ebbero il dono poter professare quel credo particolare all'epoca, liberati da ogni schiavitù. Fecero grande Lugarà, la città saracena per antonomasia, ricca, possente, osannata. Da allora, nella città dal nome tipicamente arabo, ancora oggi, ad est, verso la Mecca, della moschea al tempo, è come risentire l'alterazione di Pesaro del Gargoyle, la voce del muezzin, che chiama tutti ad un momento di preghiera, anche i cristiani, come il resto, per ringraziare del giorno il proprio Dio. Allora proviamo ad ascoltarla, la marcia alla turca. La riconoscerete, penso che sia familiare, magari detta così, ma di qual è la marcia alla turca? Sinfonica di questa sonata, di questo rondò, di questa parte della sonata, del rondò finale, proveremo se avremo tempo, vediamo un po' se riusciamo a stare nei tempi, a riascoltarla alla fine come gran finale, e più enfatica rispetto all'esecuzione solo al pianoforte. Fatto sta che Dante utilizza le stelle come neumi, le note
derivate da Guido d'Arezzo come rime alternate, abbiamo visto il rincorrersi in questo rosone, e utilizza il tetragramma sempre di Guido d'Arezzo per comporre insieme al prologo e alle tre cantiche il capolavoro della commedia, un prologo in miseria, in circostanze forse qualcuno dice abbastanza misteriosa, ma soprattutto abbandonato, ossia come la vita di molti profeti, di molte persone che hanno detto qualcosa di nuovo, che hanno profetizzato qualcosa di nuovo, che hanno cominciato a essere anche seguiti, poi sono stati abbandonati e anche traditi e pugnalati. È una storia strana quella di Mozart, perché tra Salisburgo e Vienna, tra il 1756 e il 1791, si è consumata qualcosa di unico, non solo nella storia della musica, ma anche nella storia dell'umanità. Noi non saremmo niente se non fosse nato un Mozart. Non saremmo gli stessi, saremmo dei poveracci, dei miseri, perché il 5 dicembre del 1791 la luce sul mondo occidentale si spegne quando lui è morto. Bene, lui muore nel 1791. 1830, Pushkin, il più grande poeta della tradizione russa ottocentesca, grande drammaturgo, uomo di teatro, eccetera, scrive un microdramma intitolato Mozart e Salieri. Chi era Salieri? Salieri era un compositore bergamasco che era stabile anche lui come Mozart alla corte di Vienna. Al contrario di Amadeus, era un uomo rispettoso, sempre pronto a dirsi, attento agli usi, ai costumi, attento a quello che si diceva e a quello che non si diceva. Pushkin ipotizza che Mozart e Salieri, che hanno convissuto assieme, sono entrati in un grande conflitto, fino a ipotizzare che Salieri abbia assassinato il compositore per invidia, per gelosia, per rabbia. Ma come? Parla Salieri. Che sono così devoto. Io che sono così per bene, che scrivo tutto quello che mi chiedono di scrivere, scrivo queste cose, arriva a questo che poco meno, poco più di uno zocco, e scrivo una musica incredibile e così celestiale. Allora, Pushkin fa questa ipotesi. Poi passano 140 anni e si arriva nel 1979. Perché non solo Antonio gioca con date, con cose relazioni, gioco pure io. Nel 1979 andiamo in Inghilterra. Un celebre drammaturgo che si chiamava Peter Sheffield, celebre per un suo testo portato anche al cinema, che si chiamava Echoes, che fece scandalo, scrive un dramma intitolato Amadeus, dove riprende il microdramma di Pushkin e lo organizza per bene, costruendo il dramma dell'invidia e della gelosia. E dove? Salieri viene consacrato come assassino, avvelenatore. 1989, questo dramma debutta prima a Londra, poi a Broadway e spacca. Manca un pezzo per spaccare del tutto e si chiama Inch. E il cinema arriva pochissimo tempo dopo, 1984, Miloš Forman, che era stato già
sepolto dagli Oscar per uno straordinario film che si trovava Qualcuno volò sul nido del cucco, Miloš, forma cecoslovacco, fra altre cose, però ormai cittadino statunitense, in epoca 1984, quindi epoca di ultima guerra fredda, diciamo che l'ultima, perché questa che stiamo vivendo è l'ultima guerra fredda, decide di mettere su uno schermo e di fare un film dal dramma di Schaeffer, che si rifaceva al dramma di Pushkin, e realizza quell'incredibile film che vi invito, ora tornate a casa, andate su YouTube, prendete, scaricatelo e vedetelo tutta la notte, perché è una cosa incredibile, che si intitola Amadeus, dove i due straordinari protagonisti, Murray Abraham nel ruolo di Salieri, vincerà l'Oscar come miglior attore protagonista, e Tom Hulce, sconosciuto, nel ruolo folle, talvolta anche poco sopportabile, ma simpatico, di Mozart, forma da vita a un film tipico degli anni Ottanta, un film sulla vita, un film violento, un film sulla gelosia, un film sulla mediocrità. Cosa dice il dramma di Schaeffer alla fine? Mozart è morto da tanti anni ed è Salieri che aspetta ora il suo turno in un manicomio. Alla fine Schaeffer fa dire a Salieri: mediocre di tutto il mondo, io ti assolvo. La riflessione di Schaeffer è di forma sulla mediocrità, è una cosa che ci deve fare assolutamente riflettere, perché l'Italia sta diventando il paese dell'invidia, della gelosia e della mediocrità, che fanno una bella mischietta. Il film, la parte finale del film è dedicata alla morte di Mozart, avvelenato da un dolcetto. Lui è sul letto di morte, naturalmente questo è falso. Salieri non ha mai avvelenato proprio nessuno, ma è interessante che comunque per 150 anni la cosa abbia tenuto. Non è così semplice dire è una balla. Non si sa. Certo è che la sequenza finale del film di Forman è agghiacciante. Cioè l'esecuzione dell'ultima grande infinita composizione, che è la messa da Requiem, di cui ora ascolteremo la lacrimosa, perché durante la esecuzione di questo pezzo Salieri è ai piedi del letto e scrive quello che Mozart gli dice di scrivere con la febbre, con il sudore, e Salieri è sempre lì per cercare di capire qualcosa, di capire perché lui non era Mozart. Ma Mozart era amico, nessuno è stato come lui, e nessuno mai potrà essere come lui. Mi congedo ricordando che Mozart non ha avuto un funerale, è stato sepolto in una fossa comune, come un oggetto. Il corteo funebre era composto da quattro allievi, dalla moglie e da Salieri, testimonianza di forse le cose che poi scriveranno dopo, ma c'erano solo fino alla fossa. Oggi a Salisburgo c'è una tomba, non è una tomba, è un ricordo. A Vienna c'è un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Mahler, quando assunse la direzione della Staatsoper di Vienna, disse tre parole: sono giovane, perché ero giovane, sono ebreo e sono boemo, cioè non sono manco austriaco, sto al posto di Mozart. Questo. Lui lascia questo
pure con questo incredibile Requiem. E sul Requiem l'ultima cosa che vi dico è invece che il pastore mostra che era senza un soldo, veramente senza un cuore, costanza, la maniera disperata, arriva una commissione anonima. Arriva un messo che dice: se lei comporrà una messa da Requiem, lei non dovrà mai dire che è sua, ce la deve consegnare, scrivendo e la chiama. Era il conte Franz von Walsegg che aveva commissionato per la morte della moglie questo pezzo, ma siccome era un musicista dilettante si metteva a rubare musica altrui. E Mozart era assolutamente disperato, quindi non poteva fare altro che cominciare a scrivere. Già affranto dalla miseria e dalla malattia che stava per cominciare. A un certo punto, una notte, pochi giorni prima, bussa alla porta un uomo mascherato, ma non si sa se questo vero o è consegna dei soldi a Mozart, bene, scappando via. Lui si convince a questo punto, nel suo delirio, che non esisteva nessuno committente, ma che era solo di Dio che gli chiedeva di scrivere niente per lui stesso. Il regno è finito incompiuto e venne poi compiuto anni dopo da un allievo che si chiamava Sussman. Ora ascoltiamo il pezzo più commovente di tutta quella sublime composizione che è la messa da Requiem, la Lacrimosa.
Allora, mai amen fu più sontuoso di questo finale, di questo finale del Requiem. Noi dobbiamo fare i salti mortali perché col poco tempo che è rimasto a disposizione dovremmo in qualche maniera riuscire ancora a parlare sia di Ostuni che di Otranto. Proveremo a compattare, a passare per, andiamo per titoli in qualche maniera per poter completare, per rimanere nei tempi. Il rischio c'era e lo abbiamo corso tutto. Vi invito ad aprire seguendo e guardando un attimino gli altri due rosoni per cercare di giustificare, cercare di comprendere perché a quello di Ostuni e a quello di Otranto proviamo a fare un discorso in parallelo, così accorciamo e recuperiamo i tempi, perché abbiamo abbinato a Ostuni Bach e a Otranto Wagner. È un filo conduttore. Noi siamo partiti dalla marcia alla turca, siamo partiti dalla Turchia, in qualche maniera, visto che i Mori hanno segnato la storia di questa parte, ma di tutta la Puglia, di tutto il sud, di tutto il Mediterraneo. E si chiude questo percorso a Otranto con la relazione tra il rosone di quella cattedrale e il martirio degli 813 di Otranto ad opera dei turchi. Guardate il rosone di Ostuni, stiamo parlando di un tardo gotico, sono 24 i raggi, 24 come le ore del giorno, 24 in un primo momento. Questa danza delle ore mi aveva fatto pensare ad Amilcare Ponchielli, però il ricamo e i riferimenti soprattutto alla figura centrale di quel rosone, che è la figura del Salvatore, un rosone che riprende, se volete, se guardate, la figura simbolo che in tutte le nostre cattedrali chiude, custodisce, espone per la contemplazione l'ostia del Santissimo, quindi un ostensorio. È un rosone che sembra, o perlomeno può essere di riferimento in contrario, incastonato all'interno di questa chiesa dai caratteri e dalle linee dalmate, perché vedete le linee curve degli spioventi, e la figura del Salvatore all'interno di quel Sol Invictus, il sole non vinto, il sole che risorge ogni mattina. E quindi, come tutti i rosoni, è un inno alla resurrezione. Il rosone, questo come gli altri, non fa altro che filtrare quella luce che al tramonto attraversa, sopra, colpisce i rosoni, diciamo, nella maggior parte delle chiese sono posizionati sulle facciate, le facciate essendo opposte all'abside e guardano l'ovest, quindi il sole colpisce le facciate in maniera particolare per far, lasciate perdere questa, la nostra, che è orientata però sì per esigenze di spazio in maniera diversa da quella tradizionale, ma è un sole che sta tramontando, è un sole che sta morendo, quello che colpisce le facciate e i rosoni, e attraverso i rosoni che la filtrano e la fanno entrare, la proiettano nella navata nella maniera più pura possibile. Quel raggio di luce attraversa la navata e va a rigenerarsi, va a risorgere verso il presbiterio, verso la parte finale, quella esposta, quella indirizzata verso est, dove il sole va a risorgere. Ed è il percorso dei catacumenali, il percorso battesimale. Quello, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, quello che Franco Battiato, per rimanere in tema musicale, sintetizza in una maniera straordinaria, suggestiva, sublime, nel passaggio della prospettiva Nevsky, quando canta insieme ad Alice: e il mio maestro mi insegnò quanto è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. All'imbrunire il raggio attraversa i rosoni
entra nella cattedrale attraverso la navata e va a rigenerarsi. Dall'imbrunire si passa all'alba. Ed è quello che accade nella combinazione dei due rosoni di Ostuni e di Otranto. Otranto, la città più a est del paese, la città più a est, la punta più a est della Puglia. La zona, la città, il punto che per primo vede sorgere il sole. E quindi questo percorso del Sol Invictus, che vediamo in qualche maniera incastonato all'interno del rosone di Ostuni, e al quale adesso in maniera altrettanto sintetica proveremo a verificare le caratteristiche di Johannes Bach, Johann Sebastian Bach e quello di Richard Wagner, dove noi l'abbiamo abbinato al cosiddetto leitmotiv, ma la combinazione tra vita e morte, o tra morte e vita, che trovano la loro esaltazione, la loro sintesi nell'amore che si fa carità, viene poi sintetizzata nel rosone a 16 raggi della cattedrale di Otranto, che è il più antico di tutti e tre, e che in quel legame col martirio degli 813 cattolici fedeli che non rinunciarono o non rinnegarono la loro fede, trova testimonianza, un inciso, parte delle reliquie degli 813 di Otranto, dove sono? Dove? Chi se lo ricorda? No, sono qua vicino da noi. Sono al santuario di Valle Verde. Nel santuario di Valle Verde, sotto Bovino, ci sono dei frammenti, una parte delle reliquie degli 813 martiri di Otranto, perché all'epoca il vescovo di Bovino, che era a Bovino, veniva da Otranto e da Otranto portò con sé, per dare più lustro all'epoca, il percorso delle reliquie in qualche maniera rinfocolavano l'interesse verso la destinazione, e portò con sé una parte delle reliquie dei martiri di Otranto. Questo è un altro motivo per cui i ponti di dialogo e di gemellaggio, oggi si direbbe, tra le aree e tra le destinazioni, dei comuni, tra i nostri centri pugliesi, sono tantissimi se uno si mette e fa ricerca. Allora, Gian Domenico, vogliamo due caratteristiche per sottolineare Bach e Wagner. Eccomi qui, ancora. Molto contento che Antonio abbia scelto, perché è stato lui, io l'ho assolutamente condiviso, l'accoppiamento con la grande musica tedesca, austro-tedesca, perché la musica tedesca è la più straordinaria musica religiosa che sia mai stata scritta. Per me è il Requiem di Verdi, bellissimo, il Requiem di Verdi è un capolavoro assoluto, ma non è un'opera mistica, non è un'opera profonda a livello religioso, è un'opera profonda a livello teatrale. Sembra un'opera lirica che racconta le storie di Gesù. Non è una messa, un rito, quello che invece è una parte fondante di un grandissimo compositore, la cui scomparsa precede di 6 anni la nascita di Mozart. Sto parlando di Johann Sebastian Bach. Bach è stato fondamentale per la storia della musica, perché ha preso tutto quello che c'era prima di lui, lo ha verificato, lo ha trasformato e lo ha riconsegnato in modo diverso. Prima cosa. Allora,
Bach è il celeberrimo per la sua musica sacra, prima di tutto, per la sua musica strumentale, per i concerti nei brani borghesi, per il clavicembalo temperato, per l'arte della fuga, per le variazioni Goldberg, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è stato splendidamente divulgato e valorizzato da tutti i più grandi strumentisti della storia, almeno del Novecento. Ricordate, tanti anni fa, negli anni Ottanta, una trasmissione che si svolgeva di pomeriggio, ogni giorno, era dedicata a un grande pianista che si chiamava Glenn Gould, che era un pianista canadese, massimo e unico, straordinario interprete di Bach. Le suite inglesi, il clavicembalo, ben temperato, l'arte della fuga. Bach è stato quello che ha ereditato il cosiddetto contrappunto. Che cosa è questo maledetto contrappunto di cui tanto si parla? Ve lo traduco in termini semplici. Prima dell'invenzione del contrappunto c'era una sola melodia e durava tutto il pezzo fino a... e basta. Con il contrappunto a quella melodia se ne è aggiunta una parallela, poi un'altra parallela e poi un'altra che sono state intersecate. Punto contrappunto, questo voleva dire. Ma l'arte di Bach è stato di partire dal contrappunto e dall'antica polifonia e ammodernare questi strumenti, restituendo alla storia della musica qualcosa che prima non c'era, proprio come musica. Una tra i pezzi più celebri che Bach ha scritto, Bach era nato nel 1685 e morto nel 1750, ebbe 20 figli e 2 nonni. Ebbe 20 figli, il 17° figlio Christian fu importantissimo e divenne per un certo periodo il re musicale di Londra, tanto che veniva chiamato il Bach di Londra, il Bach inglese. Ai tempi di Bach un musicista non poteva campare se non era al servizio o della chiesa o della corte. Solo con Mozart si cominciò il libero professionismo, quindi quando c'era Bach fu soprattutto un organista di chiesa. Il suo più importante incarico, quello finale, se andate poi a Lipsia, ricordate questa parola, Lipsia, non ve la dimenticate, Lipsia, c'è la tomba di Bach, perché lui per gli ultimi tanti anni furono più diventi, fu Kapellmeister e organista alla Thomas Kirche, cioè alla chiesa di San Tommaso. Ve la ricordate la toccata e fuga in re minore? Quello è uno fra i pezzi più celebri insieme all'aria sulla quarta corda. La toccata e fuga è un esempio di come Bach abbia cambiato proprio la carta d'identità di questi strumenti che preesistevano a lui. Come faceva? Prima di tutto era un virtuoso pazzesco della tastiera, ma non sul pianoforte, era un virtuoso sull'organo, che non è la cosa più facile, perché l'organo c'ha la coda quando si suona, c'ha la coda, non è che suoni fa plu, a seconda di quanto spinge, di quanto fa. Poi Bach inventò altri strumenti per aggiungere sonorità agli organi. Fu fondamentale, ebbe un solo grande torto che ne ha limitato la conoscenza per più di 100 anni, non ha mai scritto un'opera lirica e l'opera lirica fin
dal 700 era la più veloce, il più veloce strumento di comunicazione. Lui si è rifiutato sempre, uno perché era proprio un uomo di chiesa e penso che reputasse il mondo della musica così, così così, due perché non ci credeva, lasciando fra le cose spazio a Handel che si appropriò del genere e scrisse delle opere assolutamente straordinarie. Bach si limitò sempre alla musica vocale o alla musica strumentale, ma senza di lui neanche l'opera lirica successiva alla sua morte e alla sua ulteriore diffusione avrebbe avuto vita lunga. Chi usò le tecniche di Bach nelle sue opere liriche? 1, 2, 3, Mozart, che a Bologna con padre Martini studiò finalmente l'arte di Bach, aveva 11 anni, 12 anni, si è impadronito di Bach. Saltiamo dal paradiso all'inferno e concludiamo. Otranto, cattedrale di sangue, cattedrale di martirio, cattedrale di massacro, cattedrale quindi di ombre oltre che di luce. Il terzo compositore scelto da Antonio e da me assolutamente condiviso fu più uomo di ombre che di luce, ma fu quello che ha rivoluzionato completamente il lavoro della musica, influenzando e creando soprattutto il 1900. Stiamo parlando di Richard Wagner. Evviva! Richard Wagner. Dove era nato? Forza! Cosa vi ho detto prima? Quasi di questa volta. Era nato a Lipsia nel 1813. Quella che oggi si chiama, quella che qualche anno fa si chiamava Germania dell'Est, oggi si chiama Germania. 1813 nasce questo altro straordinario genio dell'opera. Ma rispetto ai predecessori, Wagner ha una convinzione che persegue per tutta la sua vita artistica e produttiva. La musica da sola non basta. La musica è lettera morta se non è accompagnata dalle parole, dalla pittura, da ciò che si vede oltre ciò che si sente, perché per lui l'opera è un lavoro musicale, è un lavoro totale, è una sintesi, la musica è una sintesi di tutte le arti espressive. Nessuno prima di lui aveva proprio neanche osato pensare che ci potesse essere una via di questo tipo. E diciamo la verità, le grandi cattedrali di oggi che cosa sono se non una fusione di stili, se una commistione di tante cose, di scultura, di architettura, di musica che si sente? Sono un grande prisma, era il prisma, la figura musicale di Wagner, credente, velocissimo. Che opere scrisse? Scrisse delle opere che hanno scioccato e cambiato il mondo. Hanno cambiato il nostro modo di ascoltare. Voi pensate cosa deve essere prima e dopo? Il pezzo più popolare è sicuramente la cavalcata del Valchino, che è nel terzo atto dell'opera che si intitola La Valchina. Cosa fa? Cos'è la Valchina? Allora, è una tetralogia, sono quattro opere dove Wagner racconta la storia, famosissima storia di mitologia germanica, dell'anello dei Nibelunghi, e costruisce un'avventura in quattro puntate incredibile, faticosa. Ascoltare la musica di Wagner è faticosissima. Perché? Perché alterna squarci sinfonici
che vorresti che non finissero mai, a lunghi dialoghi o recitativi o arie, di un modo di scrivere per voce unica. Perché noi siamo abituati alla melodia e parole. Prima la musica e poi le parole. E talvolta le parole non si capiscono quando si va alle opere liriche. Noi non capiamo le parole in italiano perché è la tradizione italiana ad aver sommerso di musica le parole. Poi ci sono cantanti bravi che ve le fanno comprendere, cantanti ciucci che non si capisce niente che conta un po' quello. Ok? Nella musica tedesca, ma soprattutto nella musica lirica di Wagner, non è così. Le parole di Wagner sono tutte cantate, ma è come se fossero anche parlate. Sono tutte identificabili, sono tutte perfette, sono tutte cristalline. E tenete conto che il linguaggio di Wagner, perché lui si scriveva sia la musica che i testi, è un linguaggio aulico, un po' pomposo, diciamo un po' d'annunziano, ma le parole sono percepibili in maniera perfetta, perché per lui non c'è superiorità fra ciò che si ascolta di parole e che ciò si ascolta nella musica. Quindi, congedati, vi invito a riflettere su quanto ci siamo detti e a cercare anche nei tagli di tempo, visto che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono tantissimi, vi invito a frequentare questa musica, a frequentare per esempio La morte di Isolda, che chiude Tristano e Isolda, un'opera straordinaria di Wagner. Dopo aver sentito La morte di Isolda, uno si chiede com'è possibile ancora scrivere musica dopo di lui. Ma io me lo sono sempre chiesto, eppure la storia continua. Ascoltate la musica tedesca, ne vale la pena, ci rende proprio migliore. Grazie, ciao. Grazie Gian Domenico. Allora siamo andati lunghi, purtroppo il tempo è quello che è, noi siamo lunghi di nostro. Vediamo di sintetizzare. Adesso chiudiamo con la toccata e fuga, anche perché per molti di noi la toccata e fuga ci richiama, oltre che a note familiari, a tocchi familiari. Quando adesso che la ascolteremo, penso che riecheggerà non solo l'eco dei tasti, dei pedali, ma anche i movimenti della figura di Don Rolando all'organo dopo la messa, prima della messa di mezzogiorno, alla fine della messa di mezzogiorno, che era un attimino il suo pezzo di bravura all'organo della cattedrale. Ma questo abbinamento tra Ostuni e Otranto, e indirettamente al nostro Rosone, era anche legato al concetto di crepuscolo, e chiudiamo con il crepuscolo. Vorranno perdonarmi sia Franco che Mauro, però purtroppo il tempo è quello che è. Il crepuscolo, normalmente quando lo pronunciamo, il nostro primo pensiero va verso la fine della serata, no? Il crepuscolo è preso soprattutto da quella parte dopo il tramonto e prima della sera, dove c'è ancora il riverbero della luce del sole che è tramontato e non c'è ancora il buio della sera. Ma il crepuscolo nasce soprattutto per essere quel soggetto che guida il carro con il sole di Apollo. Quindi il crepuscolo è qualcosa soprattutto legato all'alba e all'aurora, prima ancora che alla sera, al tramonto e alla sera. E quindi in questo gioco di sponda del crepuscolo tra il rosone di Ostuni e il rosone di Otranto, quel crepuscolo che accompagnava il martirio, se vogliamo,
degli 813 di Otranto trova riferimento, aggancio, rigenerazione, come la luce che attraversa la navata, nel Sol Invictus del rosone di Ostuni. Quindi, dandovi appuntamento e ringraziando, vieni Franco, vieni qua, Mauro, raggiungi, e grazie a Milena per i versi che ci ha regalato facendoci ricordare Leo Lecchiarino. Vieni Gian Domenico, momenti ci arrivo perché le devo dare la notizia che c'è già più di un acquirente, se vogliamo, a quel tipo di al lavoro portato a termine, che vedete riccamente, come dire, è molto vivace, colorato e gioioso, senza dubbio è un crepuscolo mattutino, se vogliamo, annuncia i colori del mattino. Io ringrazio loro per aver voluto in qualche maniera dare vita, dare animo a questo tipo di incontri che sono, lo so, inusuali, però bisogna insistere e pian piano ce la faremo. Prima di chiudere con Toccata e Fuga, due messaggi e due appuntamenti soprattutto veloci. Il progetto dei Rosoni continua, il progetto dei Rosoni adesso continuerà con le tappe all'interno di città che non hanno ancora avuto la chance di vederci arrivare, e poi, come preannunciato, daremo vita alle due iniziative. La prima, quella del Suoni e Luci, che abbiamo detto prima, che avrà la voce di Mauro Mazza per narrare i vari Rosoni. E naturalmente se andate su YouTube e cercate Mauro Mazza, potete ascoltare una serie di componimenti che lui ha postato, che lui ha messo, ma soprattutto familiarizzare con la voce. Stessa cosa dicasi per i componimenti di Franco Leone. Con Daniela, probabilmente, visto il risultato con il nostro Rosone, che non era una cosa semplice, che non era una cosa facile, non so se vedremo, se lei vuole, se lei vorrà, se lei è disponibile, provare a, anche se dovremo comunque coinvolgere luogo per luogo gli artisti locali, continuare con la declinazione dei vari Rosoni. Tenete presente che questo progetto riuscirà a sfondare, come si dice nel gergo, solamente se le comunità ci daranno una mano. La vera forza del progetto sarà nella capacità delle comunità di farlo proprio e di diventare quasi con orgoglio i testimonial, gli ambasciatori, i promotori di questa speranza, di questo sogno che è quello del riconoscimento UNESCO, ma soprattutto di quello di riappropriarsi di un patrimonio di stupore, di bellezza, di unicità come questa cosa che abbiamo di fronte. Vi saluto, vi ringrazio, e con la Toccata e Fuga di Bach vi do appuntamento, saprete quando, innanzitutto all'anno prossimo, ma prima dell'anno prossimo sicuramente ci saranno altre puntate. Che volevi dire? L'assessore lo salutiamo, certo, l'assessore viene. Ringraziamo l'amministrazione per averci ospitato, e sapete, per noi è stato l'appuntamento del 9 di settembre. Allora sì, appuntamento del 9 settembre, che faremo nel nuovo auditorium qui a Jean-Marie Martin, ed è una giornata intera organizzata dai comuni sostenibili della Puglia, dove parteciperanno diverse organizzazioni e tra queste ovviamente quella dei comuni sostenibili, spiegando il come, il perché e su che cosa ovviamente dobbiamo puntare l'attenzione per far sì che le nostre città non si spopolino.
e loro questo lavoro lo stanno facendo in tutta la regione Puglia. Noi li abbiamo accolti con molto piacere, faremo questa intera giornata con loro. La sera ci sarà anche uno spettacolo musicale qui in piazza con degli artisti molto bravi che siamo riusciti a coinvolgere. E poi c'è anche un altro piccolo appuntamento che avremo sempre la settimana prossima, la prima di settembre, perché verranno dal Ministero della Cultura per tracciare il percorso dell'Appia che verrà inserito nella richiesta del riconoscimento dell'Appia da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'UNESCO. E questo, questa attività che verranno a fare queste altre cose, purtroppo noi non la possiamo presentare immediatamente, loro verranno a tracciare qual è il pezzo che ovviamente percorre la nostra città, percorre nella nostra città, e poi dopo successivamente, quando la cosa sarà completa, ovviamente faremo anche noi questa presentazione, perché parteciperemo anche a tutte quelle che sono le attività per il riconoscimento all'UNESCO. Quindi, se tutto va bene, nel giro di poco tempo avremo un merletto come patrimonio dell'UNESCO per quanto riguarda i rosoni, e poi anche un altro piccolo pezzetto di strada come l'Appia per quanto riguarda la strada. Ci proviamo, ma soprattutto ci proviamo sempre se abbiamo l'aiuto e il sostegno di persone che amano questa città, che li vogliono bene, che la studiano in ogni particolare e che cercano in tutti i modi di tramandarla a chi verrà dopo di noi, perché ricordiamoci sempre che noi siamo un passaggio, così come sono stati quelli prima di noi da cui abbiamo ereditato questo, così lo saremo noi. E se non abbiamo fatto niente rispetto a questi nostri avi che ci hanno regalato questi doni preziosi, purtroppo resteremo solo cenere. Almeno avremo la possibilità di rimandare ad altri tutte queste bellezze e di averle conservate. Grazie a tutti. A toccata e fuga. Thank you.